Come donna, cosa prova quando vede queste adolescenti, queste minorenni, tutte diciamo molto discinte, molto... Io per esempio, se mia figlia fosse così, io non sono un cattolico, ma io mi domanderei come padre, ma come mando in giro mia figlia a 14 anni? Le sarà capitato, no, di andare in giro per le città e vederle come alcune di loro, intendiamoci, non tutte vestono o non vestono, cosa prova? Guardi, io penso quanta fatica deve fare quella madre per dialogare con quella figlia e cercare di farle capire le ragioni di alcuni no. Mm. Ci sono dei no che sono difficili da spiegare e nei quali molte volte gli adulti si trovano in imbarazzo proprio perché il contesto sociale è fortemente ipocrita, no? Certo. Però se questa madre potesse dire a questa figlia che ha la sua libertà di vestirsi come le pare, corrisponde però, per quello che è un linguaggio normale, un linguaggio della nostra sensibilità, anche un linguaggio della nostra sensualità, certo, contribuisce a fare di lei un oggetto di desiderio, un oggetto da guardare e da guardare non da contemplare soltanto, no? Da guardare con desiderio. E questo le crea, la espone non solo all'ammirazione, che è un, come dire, è un aspetto positivo che tutti quanti noi amiamo, però è un'ammirazione che può esporvi anche a possibili mancanze di rispetto, a possibili, non lo so, cioè, aggressioni pesanti, che siano i linguaggi. No, avevamo anche detto a possibili aggressioni, no? Che tu sì, però vede, l'aggressione fortunatamente resta, fortunatamente dico, un fatto estremo che non dovrebbe accadere, però aumentano, scusi onorevole, se non... Ascolti, ci sono tutte le microaggressioni del quotidiano, ci sono tutta quella, quello scherzar pesante, non so, voglio dire, quelle forme a metà strada tra lo stalking, no, e l'ironia, che sono veramente... un'accusa un po' a quella tutto sommato innocenza della gioventù che trae proprio dalla sua innocenza il suo motivo di maggiore fascino. Però scusi senatore, c'è l'aspetto dell'aumento degli stupri da cui non possiamo prescindere, che è un dato di fatto, anche quello è qualità. No, io sono d'accordo con lei, guardi, tra le cose che nel disegno di legge di ieri sulle violenze sessuali abbiamo approvato alla Camera, c'è anche tutta la necessità di fare un'intensa azione di prevenzione proprio a partire dalle scuole, cercando di far capire ai ragazzi non solo, per così dire, i modelli di sicurezza, perché fai dei corsi di karate, faccio per dire, no? Ma i modelli di sicurezza che nascono anche dal fatto che tu ti poni in un certo modo rispetto agli altri. Cioè la prevenzione, come ti può essere fatta, come ti poni, nel modo del comportamento, negli atteggiamenti, ma anche nel modo di vestire, cioè c'è un lato anche preventivo nel relazionarsi agli altri, è corretto? È corretto, però attenzione a non fare di tutto questo un carico solo ed esclusivo per la donna. Ok. Okay. Perché c'è tutta una prevenzione che va fatta anche a livello proprio, come dire, dei ragazzi, che devono capire, devono guardare alla relazione con la ragazza come una richiesta. Mentre invece, scusi se la interrompo, il velinismo, quello esasperato, eccessivo, portato agli eccessi, invece quello rischia di diventare complice di una cultura violenta. Assolutamente complice. Ok, senta, due ultime domande. Patrizia D'Addario, che giudizio dà? Patrizia D'Addario mi sembra una persona che era assolutamente consapevole di quello che faceva, di come lo faceva e di perché lo faceva. Ne aveva l'età. Certo. Ne aveva i mezzi, conosceva perfettamente l'uso e il valore dei soldi e aveva un suo piano, un suo progetto molto concreto che era costruire quella sorta di villaggio turistico, adesso non ricordo esattamente. Lei sapeva tutto quello che faceva, intanto lo sapeva che lo ha documentato per poter utilizzare questa documentazione all'interno di un suo programma preciso. Certo. Questo non vuole giustificare il Presidente, attenzione. Ok. No, non vuole fare, no, non credo nemmeno alla D'Addario di Roma. Certo. E come donna invece cosa ha provato? Questa è l'analisi, diciamo, più politica anche da lettrice, come donna cosa le ha sentito? Mi dispiace che una donna, per realizzare i suoi desideri, anche desideri leciti come sono quelli di creare un villaggio turistico, quello che fa, debba mettere in
capacità di relazioni professionali, eccetera, perché è giusto che ottenga dal suo lavoro tutte le soddisfazioni che ne deve ricevere. Certo. Ma in questo modo, mescolando tanto, troppo, sembra che fa una grande confusione, e io non credo che questo giovi né alle donne, né al mondo femminile, ma nemmeno a lei nella sua singolarità come persona. Come persona.